Buongiorno a tutti, sono Mara Marsiglio, dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi Gramsci. La nostra scuola è nata dalla fusione di due realtà storicamente presenti nella città di Padova, l'Istituto Einaudi in Via delle Palme e l'Istituto Gramsci in Via Canestrini. Questa ci ha reso l'istituto tecnico-economico più grande della città di Padova. Il nostro istituto, quindi, si costituisce con due sedi ben distinte, ma in entrambe le sedi noi proponiamo la stessa completa offerta formativa dell'Istituto Tecnico Economico. In che cosa costituisce questa offerta formativa? Sostanzialmente in due grandi indirizzi: l'indirizzo amministrazione finanza marketing e l'indirizzo turismo. Coloro quindi che si iscrivono per la prima volta nella nostra scuola possono scegliere fra queste due grandi possibilità. Solo dalla classe terza sarà possibile la scelta di diverse articolazioni. Per l'indirizzo amministrazione finanza marketing ci sarà la possibilità di riconfermare tale indirizzo o di scegliere fra l'articolazione relazioni internazionali per il marketing o fra l'articolazione sistemi informativi aziendali. Chi invece ha scelto l'indirizzo turismo in classe prima continuerà il suo corso di studi proprio in questo indirizzo. In classe terza ci sarà la possibilità di scegliere un'ulteriore lingua straniera. Ma quali sono i motivi per cui scegliere la nostra scuola? Noi riteniamo di avere vari punti di forza. Quelli più significativi, secondo noi, sono questi. Innanzitutto, una vivace progettualità, che ha lo scopo di sviluppare tutte le competenze necessarie al proseguimento degli studi o all'inserimento nel mercato del lavoro, con tutte quelle richieste, quelle competenze che sono proprio il mercato del lavoro che ci chiede, con cui collaboriamo strettamente da tanti anni. Un altro punto di forza è sicuramente l'attenzione agli studenti, ai nostri studenti, alle loro potenzialità per cercare di far raggiungere loro il successo formativo, per sviluppare tutte le loro potenzialità anche quando ci sono delle vere e proprie eccellenze. Da ultimo, un altro aspetto importante è sicuramente un corpo docenti stabile che garantisce la necessaria continuità didattica nel corso degli studi. Per conoscerci meglio, vi invitiamo a consultare il nostro sito dove troverete tutte le date di scuola aperta e del mini stage con i link per effettuare la prenotazione. Vi auguro una buona scelta e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao, ciao. Wo jiao Fabiola Donnelly, wo zai Einaudi Gramsci, jiao Hanyu. Molte aziende nel nostro territorio necessitano di esperti nella lingua e nella cultura cinese per poter stabilire buone prassi commerciali ed efficaci azioni di marketing. Infatti, la lingua cinese ha delle particolarità uniche al mondo. Ha una grammatica molto semplice in cui i verbi non si coniugano, i sostantivi non si declinano, non esiste singolare e plurale né maschile e femminile, ma non è una lingua alfabetica e questo significa che ogni parola è portatrice di significato prima che di suono. Proprio per queste particolarità, conoscere la lingua permette di comprendere un modo di pensare diverso ed è essenziale per poter intraprendere qualsiasi azione di promozione commerciale. Oltre il 90% dei nostri studenti riesce ad ottenere il secondo livello di certificazione linguistica, corrispondente al livello A2, e ha accesso alle borse di studio erogate dall'Istituto Confucio per il viaggio studio estivo di 2 settimane in Cina. Studiare il cinese significa anche avere accesso a semestri universitari nei prestigiosi atenei cinesi.
Dopo 3 anni riuscirete a comprendere e a sostenere una semplice conversazione in diversi contesti comunicativi e di lavoro e soprattutto a valorizzare il nostro patrimonio culturale ed economico, poiché sarete in grado di stabilire coi futuri partner commerciali relazioni basate sulla conoscenza reciproca. Studiare cinese è una sfida coraggiosa, ma vi permetterà di distinguervi e di avere uno strumento di lavoro importante nel prossimo futuro. Sono la professoressa Patrizia Pastres, insegno in questo istituto da molti anni diritto ed economia politica. Darsi delle regole di comportamento per vivere pacificamente gli uni con gli altri è un'esigenza che gli esseri umani avvertono da sempre. È proprio per le difficoltà che le persone incontrano nel conciliare le proprie libertà che sin dall'antichità si è sentito il bisogno di norme che stabiliscano. In caso di conflitto, chi ha ragione e chi ha torto? Quali sono i comportamenti da vietare e quelli da consentire? Quali punizioni devono essere inflitte a chi non rispetta le norme? Nell'antichità le norme venivano tramandate oralmente e le controversie venivano risolte grazie alla saggezza degli anziani. Oggi, che i rapporti tra le persone sono molto complessi, le norme sono raccolte in testi, scritti e il potere di creare leggi valide per tutti, farle applicare e punire chi non le rispetta, è compito di vari organi dello Stato. Questo è il diritto e questo è ciò che voi studierete negli anni in cui verrete in questa scuola. Ciao a tutti, sono Sandro Polonio, insegno economia aziendale all'Istituto Einaudi Gramsci. Studiare economia aziendale aiuta a sviluppare le capacità per analizzare e trovare soluzione ai problemi che le aziende affrontano ogni giorno quando idealmente aprono bottega. Quotidianamente le imprese devono risolvere problemi gestionali, ossia stabilire quali operazioni compiere per vincere la sfida con i competitors. Problemi amministrativi come registrare i costi e i ricavi, le entrate e le uscite derivanti dalle operazioni compiute. Problemi organizzativi, ossia stabilire il modo ottimale di assegnazione dei compiti e delle mansioni al personale occupato. E problemi informativi come diffondere in tempo reale e immediato le informazioni, utilizzando le moderne tecnologie e la rete. Grazie al nostro studio, quindi, acquisiamo le conoscenze e competenze per dare le risposte a questi problemi. Negli istituti tecnici e economici, come il nostro, l'economia aziendale, si studia dalla prima alla quinta classe. Nel primo biennio si pongono le basi, si impara ad esempio a compilare fatture, assegni, calcolare l'interesse e lo sconto. Nel secondo biennio e il quinto anno vengono approfonditi aspetti della gestione delle imprese con due diversi percorsi. Un percorso analizza una specifica tipologia di azienda, l'impresa turistica, come ad esempio i tour operator e le agenzie di viaggio, studiandone il funzionamento. Il secondo indirizzo analizza l'impresa in generale e si distingue per il diverso grado di approfondimento dei contenuti in 3 articolazioni, AFM, RIM e SIA. Nell'articolazione FM l'economia aziendale è la disciplina caratterizzante e affronta la gestione dell'impresa in un contesto nazionale. Nell'articolazione RIM l'economia aziendale, supportata dallo studio delle lingue, analizza l'impresa inserita in un contesto comunitario e internazionale. Nell'articolazione SIA l'economia aziendale opera in stretto collegamento con l'informatica e prevede anche l'uso di programmi di contabilità, la costruzione di procedure di gestione dati, archivi e siti web. Insomma, al termine del percorso di studi, lo studio dell'economia aziendale permette di possedere le basi e avere una buona preparazione per entrare direttamente nel mondo del lavoro, per proseguire negli studi superiori, universitari o ancora per accedere agli ITS, istituti tecnici superiori. Bonjour à tous les nouveaux élèves. Je m'appelle Paola Romagnoni. Je suis l'un des profs qui enseigne la langue française à l'Institut technique et commercial pour le tourisme Einaudi Gramsci. Perché studiare la lingua francese? Beh, perché c'è très cool. Francese e italiano si assomigliano molto. La prima ragione è quindi utilitaristica. Imparare il francese sarà semplice e divertente. Fidatevi.
E poi, perché si parla in tutto il mondo, dall'Africa al Canada, nello stato della Louisiana, lo sapevate? In Europa, oltre alla Francia, parlano francese il Belgio e la Svizzera. E ancora, è una lingua importantissima per la comunità europea, è la lingua ufficiale dei giochi olimpici, degli organismi internazionali e delle grandi ONG. Il francese è lingua ufficiale o di utilizzo per circa 400 milioni di persone. Solo per questo? Ma no, non dimentichiamo che è una lingua utile per il vostro futuro nel mondo del lavoro. La Francia è il partner più grande dell'Italia in Europa. Qualche esempio? Auchan, Carrefour, Decathlon, Sephora, L'Oréal, Leroy Merlin, tutti nomi che sono sicura qualcosa vi dicono. Noi docenti di francese vi faremo conoscere anche la Francia, accompagnandovi in soggiorni a Parigi e a Nizza, che vi aiuteranno a migliorare la lingua e vi faranno conoscere anche la realtà lavorativa, grazie a degli stage in azienda. Allora, siete convinti? Ciao, sono Elena Zorzi, insegno informatica nell'Istituto Einaudi Gramsci. In questa scuola l'informatica gioca un ruolo molto importante e ora vi racconto come viene studiata qui da noi. Nel primo biennio saranno a disposizione 2 ore settimanali, dove imparerai a usare in modo efficiente i programmi della suite di Office, Word, Excel, PowerPoint, come realizzare ricerche in rete senza perdersi nella miriade di informazioni presente in essa. Imparerai il coding attraverso un apprendimento creativo di tipo grafico per realizzare animazioni, musica e giochi. Per imparare l'informatica però occorre lavorarci con il computer e proprio per questa necessità offriamo ai nostri studenti la possibilità di fare lezione sempre in laboratorio. Di laboratori infatti ce ne sono 6 per un totale di quasi 200 postazioni. Ricordo anche che il nostro è un istituto test center e CDL dove è possibile quindi ottenere tutte le certificazioni informatiche. Ora passiamo al secondo biennio. Qui si può scegliere l'articolazione che più si adatta ai propri interessi di inclinazione. Scegliendo FM o RIM imparerai a fare ricerche professionali in rete, analizzare siti web, utilizzare in modo professionale Excel e creare ed utilizzare semplici database. Se sceglierai l'articolazione SIA, l'informatico diventa una delle materie caratterizzanti e infatti è proprio per questo che si studia anche durante il quinto anno. Qui imparerai a programmare per il web con HTML, JavaScript, CSS, PHP, SQL. Affronterai il problem solving e codificherai gli algoritmi in Java. Dopodiché creerai e utilizzerai database anche per il web. Vi aspettiamo. Hola a todo el mundo, aquí se habla español. Bueno, yo soy Ana Boscardín y soy profesora aquí en la escuela Einaudi Gramsci. Lo spagnolo è molto più di una lingua invitante da ascoltare e piacevole da imparare. Vediamo un po' di dati. Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo. Per oltre 500 milioni di persone è la lingua madre. Infatti è lingua ufficiale in 21 nazioni del mondo. Ad essi si sommano circa 80 milioni di persone che studiano e parlano la lingua spagnola. Quindi è una lingua molto comoda per comunicare anche con chi non è di lingua madre. A questo proposito è importante sottolineare che negli Stati Uniti lo spagnolo è la seconda lingua più parlata dopo l'inglese. E questo non solo dalle comunità ispaniche, ma in maniera diffusa. Proprio negli Stati Uniti saper padroneggiare un buon livello di spagnolo aumenta significativamente la riuscita di un colloquio. È una delle principali lingue utilizzate negli affari internazionali e nelle riunioni politiche, Unione Europea, ONU, Mercosur, per i mercati con l'America Latina. Anche per questo motivo è una lingua sempre più richiesta da enti ed aziende per i rapporti con l'estero. Certamente ti permette di viaggiare per svago o lavoro verso un'ampia gamma di paesi, ma anche di accogliere i numerosi turisti ispanofoni che visitano il nostro paese. Lo spagnolo offre numerosi sbocchi nel mondo del lavoro, il settore del turismo e degli affari commerciali. Qui a Padova possiamo vedere negozi come Zara, Desigual, Oisho, Homa ed altri di cui forse si ignora l'origine spagnola. Il settore legale, del giornalismo ed altro ancora usano lo spagnolo. Ricordiamo che la Camera di Commercio ha una sede in Italia, a manifestazione dei costanti rapporti tra i due paesi. Vediamo da vicino cosa facciamo a scuola.
La lingua si inizia dalla classe prima e si studia per 5 anni. Durante questo percorso, da principio ci si focalizza sulla struttura della lingua per creare delle solide basi, esercitando la parte scritta e orale. Si introdurranno già dalla classe prima elementi di cultura, via via approfonditi fino in quinta: tradizioni, usi, gastronomia, feste, luoghi di interesse, storia, arte e letteratura. La padronanza della lingua va arricchita dall'importante bagaglio della cultura. Già dalla terza si introdurranno argomenti specifici per il turismo e il commercio, mentre nell'ultimo biennio verranno approfonditi studiando la lingua di settore. Offre l'opportunità di soggiorni in Spagna per approfondire la lingua inserendo incontri con enti turistici e commerciali e visite aziendali. Offre anche l'opportunità delle certificazioni livello 2. Che dices? Te atreves? Hallo zusammen, mein Name ist Maria Teresa Ballis und ich bin Deutschlehrerin am Istituto Tecnico Commerciale Einaudi Gramsci. Meine Schüler lernen Deutsch. Ma perché, mi chiederete, bisogna studiare il tedesco? Perché il mondo del lavoro lo richiede, soprattutto nella nostra regione. Chi studia tedesco ha sicuramente una marcia in più e maggiori competenze da spendere nella ricerca di lavoro. Infatti la Germania è il primo partner commerciale dell'Italia. Molte aziende tedesche, quasi 1900, hanno filiali nel nostro paese: Adidas, Lidl, Mercedes, Audi, per citarne solo alcune. La maggior parte dei turisti stranieri viene dalla Germania, molti anche dall'Austria. E non dimentichiamo che il tedesco è la lingua più parlata in Europa. Per quasi 98 milioni di europei è lingua madre, perfino per alcuni italiani, quelli che abitano in Alto Adige o, come dicono loro, in Sud Tirol. Chi sceglie tedesco nella nostra scuola lo inizia da zero in prima e lo studia per 5 anni. Si può raggiungere il livello B1 e noi insegnanti ce la mettiamo tutta per trasmettervi la passione per questa lingua, a torto considerata poco musicale. E vi portiamo in Germania e in Austria per conoscere questi bei paesi e per cimentarsi con la lingua in un contesto autentico.